questo lo mettiamo qui. Quindi ti faccio un piccolo assaggio di farina. Grazie. Prego. Qua una frittatina di zucchine trombetta all'extra vergine. Grazie. Omaggio. Vogliamo 100%, 2010, tutto parziale 10. Perfetto. Questo c'è lui, è un prodotto nuovo di William Dez, uscito sul mercato quest'anno, a marzo, mi sembra. È contingentato, aveva poche bottiglie. Mi hanno chiesto subito 2. Mi avevano mandato 6. Ci voglio comunque. Allora, abbiamo un tonno strano scottato al sesamo, l'acciuga leggermente marinata da noi, piccolo assaggio di un'insalata rossa. Prego, buon appetito. Bello. Buon appetito. Grazie, mi sono mangiato. Tutto bene? Tutto bene. Bene. Posto. Grazie. Quando siete qua dove alloggiate? L'albergo? Ho preso un B&B qua vicino. Ah, qui. Ah. Mi mancavano queste cose. Abbiamo un colpo strano alla griglia su una piccola parmigiana di melanzana. Grazie. Prego. Buon appetito. La serata. Questa è la salsa caprese con calamari di primi, fate maggiorare, crostino di pane e mozzarella di tutto. Interessante. Ti ho finito d'olio, se non lo mangi tu ce lo mangiamo noi. No, mi sa che... Che te lo mangi. Anche. La Roma non te lo mangi. Va bene, tutto ottimo. Però sei completamente pronto per l'insalata russa. Attestiamo se qui non l'avevamo mai mangiato con l'insalata russa. Spaziale. Bene. Tutto spaziale, però quella è inutile, la mangiamo sempre, da tutte le parti. Perché poi ci piace molto, quindi non piace. Per me l'insalata russa me la mangia giusto. Sì. Immagino. Immagino. Esatto, esatto. Immagino. Raccontaci una barzelletta. Aspettiamo con impazienza. Ci sono due genovesi anziani che hanno il colesterolo e lei c'ha il diabete, però sai che i genovesi hanno la mano corta, sono tirchi, no? Allora vanno a Catania in un viaggio a trovare degli amici a pescare a Bologna perché fanno un incidente. Il primo giorno del paradiso adesso si preparano il primo padiglione, c'è un vendiglio da mangiare. Però i genovesi si avvicinano alla signorina e cominciano a piangere per mezz'ora. Veniamo da Genova, abbiamo la pressione minima, la siamo così, hanno diabete, la mano colesterolo, come fanno i genovesi? No? Mangi tutto gratis, solo una mangiata di quelle. Seconda sera invece di andare a lei ci va lui, e gli fa la stessa scena, da mezz'ora a piangere, di tutto. E dice, ma guarda che anche nel secondo padiglione è tutto gratis. Tutto là dentro. La terza sera sta andando avanti lei, lui la blocca e le dice, la stessa scena per mezz'ora nel terzo padiglione. La signorina gli dice, ma guarda che ogni angolo che si fa è sempre gratis. Lui, prima di mangiare si gira verso di lei e gli dice, da stronzo mi hai fatto mangiare merda per tutta la vita, potevamo essere qui da 10 anni. Allora, verdolino di borragine, mazzetto di mare, aglio, olio, curcuma, zenzero e reggiano oltre 36 mesi in uscita. Grazie. Sì. Grazie. Oh, buongiorno! Buongiorno, come sta? Siete comodi? Ah, io sto, buongiorno! Che piacere, sì, tutto bene! Che piacere rivedere! Per me è tutto un piacere, bene! Siete venuti a pranzo! Sì, noi preferiamo le ferie! Sì. Poi abbiamo più tempo anche per goderci. Certo, cena, certo. E se poi devi viaggiare, devi... Esatto, invece così, ce lo godiamo veramente. Bene, sono contenta. 100%.
Grazie a tutti, ottimi. Grazie. Sempre, grazie mille. Specialmente in salata russa. Ah, le è piaciuta? È che pensi non è un ostro, eh? Ma proprio per perché non per è... noi, cioè, noi a Torino mangiamo, però sì. Qui è stata una vera sorpresa. Una sorpresa. Bene, bene. Grazie. Buon proseguimento. Grazie mille. Buongiorno Tantale. Come stai? Siamo giunti al secondo. Filetto di ricciola cotto al sale, zucchina trombetta, pomodoro secco, salsa vegetale e la melanzana in tempura croccante. Grazie. Buon appetito. Grazie. C'è l'agenda delle prenotazioni. Tutta la sera. Grazie, ma tanto deve sempre più lui, quindi ha fatto bene. Hai fatto bene. Gelato di vaniglia con salsa di zabaglione. Bavarese di fragole con salsa di frutti di bosco. Sorbetto al pompino rosa o naturale o avec le bitrocampari. Lì davanti al castello, c'è quell'angolo con le logge, l'angolo tutto africano, la casa dove è nato Alessandro. Non sono ancora andato in un'altra casa, in una casa di mia madre. Però abbiamo questo anche più tardi. Prepara la macchina, io pronto, tutto esplode, vai. Devo spegnere? Sì, no, non l'altra, spegnere. Quella lì si spegne da fuoco. Questo ti dà fuoco adesso. No. Michelangelo anche. Ma non con Michelangelo. Michelangelo. Ci siamo tutti, dai. Oh, che bella. Grazie. Ok, vai. Adesso spegni e poi portiamo il dolore. Voilà. Bravo, ma è il suo compleanno, potevo dirgli di no. Che lo concediamo.